Kicking Kitchen dei Smiling Critters sarà nel capitolo 4? Ma non era diventato un'aletta di pollo? Ragazzi, ci vediamo il 13 e il 14 aprile al Torino Comics. Mi raccomando, portate i vostri libri. Sarò al padiglione 3. Portateli tutti. Mondo strano, i sereni della magia, le pene del destino. Insomma, vi aspetto per firmarveli. E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo ed oggi rieccoci qua sulle notizie di Poppy Playtime capitolo 4. Ah, che bello, l'ultima volta avevamo scoperto cose fantastiche dal nostro Zack. Tipo che uscirà un nuovo gioco che non sarà di Poppy Playtime, ma che ne so, potrebbe anche essere una specie di Poppy Playtime. Che ne so, magari una specie di Zoonomaly di Poppy Playtime. Insomma, sono veramente curioso. Ma intanto, girando per YouTube, sono incappato in diversi video di Poppy Playtime capitolo 4. E io voglio vederli, quindi cosa aspettate ragazzi? Lasciate un sacco di pollici in su e cliccate ora il tasto iscriviti. E possiamo iniziare. Ah, ogni giorno il mio canale YouTube diventa sempre più bello. E anche le copertine, come per esempio un catnap che è sculetta. Se non l'avete ancora vista questa prova a non ridere, andatela a vedere ora. Però prima di andarci ad addentrare nei misteri di Poppy Playtime capitolo 4, perché sono usciti dei nuovi video assurdi che devo vedere, vediamo un po' le robe strane che stanno in hobby di Poppy Playtime capitolo 4. Tipo le cavolate, che ne so, si sono inventati la mano cornuta. Voglio vedere che concept è, qual è il suo funzionamento. Via! Poppy Playtime Company presenta la mano cornuta. Ha il potere di mettere le corna a destra banca. Giù, giù, giù. O anche chiamata la mano Spider-Man. Ok, questa mano è Spider-Man, dai, chiamiamola così. Cambia la tua mano e dai del cornuto. Scusate, scusatemi ragazzi, ma è troppo bella questa cosa. Utilizza la mano Spider-Man per ruotare i punti gialli. E infine, stai attento, perché le porte possono attivare anche tubi che ti schiacciano. Wow, ma che cos'è che è diventato il nostro player? Sembra tipo la pressa idraulica ai video ASMR. Ah, che bello! Sì, la pressa idraulica con il player dentro, va bene. Oltre questo, ci sono cose più serie, cose reali che potrebbero esserci su Poppy Playtime capitolo 4. E lo possiamo notare da qui, perché il signor Motea Games TV ha pubblicato Poppy Playtime capitolo 4 Prototype Face Reveal. E io voglio vedere troppo questo. Ma lo vedremo verso la fine, perché abbiamo altro da vedere. Dopo la VHS di Catnap abbiamo la VHS di Netmeraggy. Pronti via? Ciao! Baciamo anche te! I bambini hanno iniziato a domandarsi riguardo la strana presenza nelle loro stanze quando tentano di dormire. Quindi degli incubi. Uno degli employee, quindi uno dei dipendenti, ha deciso di fare un motion tracking. Non vedo nulla che si muove, nulla di strano. Sono le 10:30 di sera e i bambini sono andati tutti a dormire. Chissà se faranno dei sogni tranquilli. Un movimento è stato visto. Cos'è questo? Bellissimo. Questo è Netmeraggy, che scrive ciao. Oh, Netmeraggy. Ma siamo sicuri che la telecamera di sicurezza non sta avendo un incubo? Non sta avendo un nightmare? Oh, signor Aggy, si calmi. Ottimo. Ehi, aspetta, ma io questa posa la conosco. Questa è la mossa della scimmia intelligente. Yeah! Adesso sono di nuovo le 10:30. Netmeraggy saluta e se ne va. Cosa mi sono mangiato l'altro ieri sera? Lo sapevo che quel sushi era andato a mare. Niente è stato detectato. Sembra come un'esposizione al fumo rosso. È solo dovuto all'esposizione del fumo rosso che ha avuto la telecamera. Quindi la telecamera è viva! Si può
fare. Benvenuti su X, anche chiamato da me X su Twitter. Come vedete la mia home è piena di robe bellissime. Cioè hanno addirittura annunciato Five Nights at Freddy's il film 2, confermato all'autunno 2025. Beh ragazzi, queste sono delle belle belle notizie, ma andiamo a Poppy Playtime capitolo 4. Eccoci qua nella pagina di Mob Intrattenimento. E attenzione, perché esattamente 46 minuti fa hanno pubblicato un nuovo Twitter. Ma iniziamo dal principio. Il 3 aprile Mob Entertainment ha pubblicato un post. Un post che riguarda un nuovo peluche di Catnap. Ma che bello! C'ha pure la spina dorsale che si vede, però è fatto bene. Lo vorrei anche io. Cioè, guardatelo, non sembra bello? E costa solo 42 euro. Più la dogana, più altri 20 euro di spedizione. Quanto costa questo peluche? 200 euro. Tra l'altro, a breve mi arrivano tutte le cose di Poppy Playtime. Quindi aspettate, perché dobbiamo vederle insieme. Perché c'è stata, per chi non lo sapesse, l'eclissi totale di sole. E infatti, guardatelo, la luna, ovvero Catnap, che fa eclissare il sole, che sarebbe Dog Day. Ma no, la cosa che mi fa più ridere non è questo. Beh, le risposte, guardate la gif del gatto. Vabbè, ma basta che volate, vogliamo le cose serie. Hanno creato il vero animatronics di Poppy Playtime, di Dog Day, guardatelo. Real life Dog Day che si muove pure. Cioè, guardate com'è fatto bene. Bravissimi, bravissimi. Ma ecco l'ultima notizia di oggi, di qualche minuto fa. Allora, quanti like a questo Twitter per Monster Dog Day Plush? 1000 like e lo considereremo. Ok, ok, siamo a 928. Forza, raggiungiamo i 1000 like, così si può fare il nuovo Dog Day Plush. Devo cercare più in profondità. È uscita un'altra VHS di Poppy Playtime capitolo 4. Poppy Playtime capitolo 4, Catnap, The Hour of Joy. Pronti via! L'ora di gioia di Catnap. Okay. This is Catnap, experiment number 1188. Aspetta un attimo. Allora, con calma. Non so se è reale o un'altra cosa. Vediamo. Devo tradurla in italiano. Ok, pronti via. Ah, ok. Hey, Theo. How you doing, bud? Normally I'd have Dr. Sawyer do this, but he's normalmente lo farei fare al dottor Sawyer, ma lui è fuori, diciamo. Quindi prendi finché non trovano il suo sostituto. Innanzitutto congratulazioni, questo è ufficialmente il tuo quarto anno nel nuovo corpo. Il quarto anno prima dell'ora della gioia. Hai fatto dei veri progressi, amico, ma mi è stato detto che quando tu e le altre creature sorridenti, sai che porcellino schizzinoso, Doggy Day, sono stati tutti aggiunti al gioco, non andavate molto d'accordo con i bambini, come lo erano tutti gli altri. Ma adesso i bambini ti adorano. E quel fumo rosso è fantastico. È la sua voce ancora rotta. Se l'è mangiato! Il prototipo ci salverà. Theo, nessuno ti salverà. Questa prigione è il tuo posto. Ti faremo uscire di qua per andare a vedere i bambini che giocano. Ma la tua casa è qui. E per quanto riguarda il prototipo, la sua casa è nel laboratorio. Però attenzione, qua c'è il prototipo che è scappato. Guardate la mano. Oh, il prototipo ha fatto scappare Catnap e ha killato il tizio. Benissimo!
ma direte andare a vedere i nuovi mostri di Poppy Playtime capitolo 4, perché ci saranno dei nuovi mostri, andiamoli a vedere. E poi vediamo lui, Prototype Face Reveal. Sono pronto a vederlo tutto. Dopo l'incredibile lotta con Miss Delizio e Piggy Piggy, il nostro eroe ha varcato le porte della Poppy Playtime Company e si è ritrovato davanti un pollo! Quindi vediamo, abbiamo pure una nuova mano, la mano fionda, anche chiamata mano cornuta 2.0, che ha l'utilità di una fionda, bellissima. Ma Miss Delizio in tutto questo, cavolo, è finito. Io spengo la luce, le luci, e tu spegni la torcia e non muoverti. Cercherò di capire cosa sta succedendo. Attenzione, ha spento tutto. Però, eccolo lì, il pollo. Ma il tuo non era diventato un'aletta di pollo al KFC? Hai deciso di giocare a nascondino? Beh, adoro essere la guardia. Ragazzi, guardia e ladri. Ovviamente io sono il ladro perché c'ho la fionda. Io adoro essere il cacciatore. Ma è un pollo, ma che caccia il pollo, vabbè. Signor pollo. Ragazzi, ma non si vede niente, è tutto buio. Ah, la fionda che serve, scusami un attimo. Ma che serve la fionda? Cioè, non bastava avere la pistola al posto della fionda. Eccolo il pollo. È dietro di me, vero? Ce l'ho alle costole. Vedi che ti strapazzo le uova. 1, 2, 3. Guardatemi. 4, 5. Bellissimo Kicking Kitchen. Chicken, scusa. Wow, primo incontro con Kicking Chicken, il nostro pollo che non è più un pollo, ma è diventato un gallo. Ha livellato su Brawl Stars e ora è più forte. Oh, che bello, voglio vedere un altro scontro con lui. Rieccoci con Mister Delizio e Poppy. Dove sono? Mi sa che sono lì, vero? Eccolo. Allora, abbiamo Poppy e Mister Delizio. Quanto tempo, Mister Delizio. Mi raccomando, adesso voglio uno scontro leale e non con una sedia contro Kicken Chicken. Allora, l'ultima volta la chiave si trovava sopra la grata. Ecco, trovata la chiave di Poppy. L'hai trovata, ben fatto. Oh no, non ancora. Ma quello che parla dovrebbe essere Holly, ma non sembra Holly. Mi scusi, signor Kicken Chicken. Cosa fa? Ma gli ha staccato di nuovo la testa? No, aspetta, devo vederlo. Ah, ha tolto gli Smiling Critters. Si è rubato il corpo di Dog Day. Oh, ma questo pollo è veramente un cacciatore. Manco il mio gatto. Pollo, ne ti prego, non fare così. Ma dai, ci serve un Mister Delizio qua. Mister Delizio ha fatto fuori il maiale, l'ha fatto rendere una porchetta. Mo' il momento del pollo. Ovviamente che cosa lo deve rendere? Un arrosto di pollo. Attenzione, Kicken Kitchen è stato seminato. Oh no, Ed ecco che è arrivato il nostro Mister Delizio con una Keyblade di Kingdom Hearts. Che cosa ci fa con la Keyblade? Cioè, guardatelo Mister Delizio. Vabbè, un'altra rotta. Forza Mister Delizio, ce la fai. Se l'è rapito. Ha bisogno di aiuto. Mister Delizio, dove sei? No, non può essere finita così, che se lo sono rapiti proprio. E infatti è finita così. Cioè, se lo sono proprio rapiti. Ma no, ma dai, ma che vuol dire? Vabbè, forse è il momento di andare a vedere il face reveal del prototipo. Mote Games di solito ha quasi sempre ragione su quello che ci potrebbe essere in popolarità del capitolo 4. Quindi speriamo di sì, che tra l'altro dovrebbe uscire all'inizio del prossimo anno, se non sbaglio. Quindi vediamolo. Poppy Playtime capitolo 4, face reveal del prototipo. Pronti? Via! Allora, qua non so dove siamo. Questo è più realistico. Ci abbiamo la pistola giusta. Non ci abbiamo la mano quella là. Oh yeah. Ok, quindi cosa c'è da queste parti?
Ah, giustamente, andando ancora più in profondità, siamo quasi verso le fogne, dove venivano messi tutti i corpi. Quelle poppy? Tu devi venire a vederlo. Vieni, ti prego, vediamo, vediamo. Sbrigati. Oh no! Il prototipo! Ma che è? Oh, dottor Octopus! Il mio nome è Prototype. Presumo che tu mi conosca. Continua. No, ragazzi, allora, che cosa strana. Allora, ci sono diverse teorie. A sto punto, oh, Poppy ci sta mentendo fin dall'inizio delle la cattiva del prototipo, anche se non penso. Holly è il prototipo e questo qui è molto, cioè penso di sì, anche perché lui è un genio, il prototipo. Lui può creare le cose, può anche creare un mega mostro come se stesso. Quindi, buh, a sto punto penso che sarà lui. Ma vediamo un attimo, voglio rivederlo. Cioè, che brutto il prototipo. Certo, non ha senso utilizzare il teschio di un tizio. A meno che, appunto, il prototipo non è Elliot Ludwig stesso che si è messo dentro di lui. Va bene, ragazzi, io direi che questo video di Scopriamo tutti i segreti nascosti di Poppy Return capitolo 4 lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un sacco di pollice in su. Qua il vostro esiste è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video.